accessori cameretta di Poti. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Buongiorno ragazzi, caldo 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 qui da me. Come state? Io insomma, questo non è uno dei miei periodi migliori, però si sopravvive e soprattutto si fanno video per stare in compagnia con gli amici. Oggi voglio farvi vedere una serie di cose che mi sono arrivate dal sito Banggood. Voi sapete che io collaboro periodicamente con il sito Banggood e mi sono sempre trovata benissimo nello scegliere delle cose che poi, quando sono arrivate, si sono sempre dimostrate essere uguali a come le ho viste in video. Allora, qua oggi non vi regalo niente, perché le cose che vi regalerò invece saranno su una recensione che farò su Arte per Te. Per il giveaway ci vediamo dall'altra parte, mentre oggi voglio farvi vedere cosa ho preso come complementi della cameretta di Enzo. Tutti i link delle cose che vi mostrerò li trovate nell'info box. In più nell'info box c'è un link che vi porta direttamente alla pagina dell'anniversario di Banggood, perché Banggood mi pare compia 10 anni e sta facendo degli sconti pazzeschi su tutto. Quindi se dovete comprare qualche cosa, approfittate di questo momento, perché le cose che prima già erano a prezzi stracciati potreste trovarle anche col 70% di sconto. Quindi dateci un occhio, insomma. Comunque, di tutto quello di cui vi parlerò, i link con i prezzi e tutte le caratteristiche del prodotto li trovate qua sotto. Io oggi vi parlo solamente delle cose che mi sono piaciute del prodotto. Cominciamo subito con la cameretta di Poti. Questo è un video dedicato ai cuscini e ad un particolare che adesso vi farò vedere. Primo cuscino che ho voluto prendere. Ta-da! Guardate che carino! Allora, è un cuscino 100% cotone, arriva già pieno, quindi arriva così come lo vedete, non dovete riempirlo, arriva col cuscino, comunque qui dietro alla cerniera, ed è totalmente sfoderabile. È fatto con un'ancora da cui passa una corda che è vera corda sopra, e poi ha tutto questo perfilo in cima, diciamo così, in corda marittima un po' elastica, che contorna il cuscino, ed è proprio navy. Io la cameretta la sto facendo stile navy, quindi ho preso un po' di complementi che fossero che aiutassero la lettura della cameretta. Che ne pensate? Non è carino? In coppia con questo, che è comunque è veramente bello, una bella imbottitura, io avevo paura che fossero scarni, invece no, sono proprio belli. In coppia con questo, il suo gemello contrario, il suo gemello diverso, è questo con la rosa dei venti. Questo, a differenza dell'altro, vedete, sono speculari, uno è di piano blu e l'altro, uno è il centrale blu e l'altro il centrale bianco, e le cornici appunto invertite. E questa appunto è la classica rosa dei venti, le caratteristiche sono le medesime. Questi cuscini arrivano proprio così, questi sono la cosa che forse è costata un po' di più, perché sono veramente molto molto ben rifiniti, tutti ricamati, non è stampa, questo è tutto ricamo, così come ricamo e applicazione è l'ancora, cioè ha i bordi ricamati e il blu è stato applicato, cioè la stoffa cucita sopra il bianco, quindi sono di una certa manifattura. Anche questo sfoderabile dal retro, e anche questo arriva completo così, dovete solo aprirlo e poggiarlo sul divano. Cuscini, ma di questi arrivano le fodere vuote, poi dovete farcirli voi. Ho presi altri due, questi qua, stile tela grezza con stampa blu. Allora, questo col veliero Land and Sea, bellissimo, mi è piaciuto troppo, anche perché la stanza di Enzo avrà molti particolari di questo colore cru, la tappezzeria sarà quasi tutta cru come avete visto nella Hall IKEA, e quindi ci starà molto molto bene. E io alternerò i cuscini a seconda che l'apparecchiatura del letto sia o blu o è cru. Quando sarà cru metterò su questi e nel frattempo laverò quelli. Quindi mi sono fatta la scorta per non lasciare mai la stanza sguarnita. Ho preso questo, questi costavano proprio poco, 4 euro, mentre quelli si aggirano in torna ai 12-15 euro, non ricordo, trovate tutto qua sotto. Questi invece costavano sui 4 euro ed erano veramente belli, sono veramente belli. E io li ho farciti, vi faccio vedere, col cuscino IKEA, quello azzurro che adesso è in offerta, visto che vi ho fatto vedere nella haul di qualche tempo fa, quelli 50x50, quindi sono delle forme standard da cuscino. Un altro bellissimo, questo mi piace ancora di più perché ha un tocco di colore,
che richiamerà un particolare che ci sarà nella stanzetta di Enzo, di cui poi vi parlerò, è questo bel cuscino con disegnata l'ancora azzurra, perché le pareti sono azzurre, il remo è rosso per dare quella spinta di colore, e poi gli altri colori sono il blu e l'ecru, molto molto belli. Questi sono in tela grezza, sono bellissimi, proprio tipo canapa, e sono molto molto belli come cuscini, mi sono piaciuti tanto, speriamo reggano ai lavaggi, ve lo farò sapere. Poi, adesso passiamo, diciamo, ai pezzi più divertenti. Da applicare alla parete ho preso un salvagente, non si sa mai un naufragio, e allora guardate che carino, questi c'erano in varie misure ed in due colori, o con le bande rosse o con le bande blu, io ovviamente l'ho preso in blu e naturalmente c'è scritto benvenuti a bordo, e questo sarà messo su una parete proprio frontale appena si entra nella cameretta di Enzo, poi vediamo, vi farò il tour della cameretta. Love boat, mare, sapore di mare. Ma sarò una deficiente? Primo perché compro queste cose, secondo perché mi piacciono pure. Love boat. Basta, riprenditi. Troppo troppo carino. Ed è fatto proprio di salvagente, cioè la stessa sostanza dei salvagenti quelli là da barca. Molto molto grazioso. Anche di questo il prezzo non era eccessivo, ve lo metto sempre qua sotto. E ci sono anche piccoli, ci sono di varie dimensioni. Questo è il più grande, vedete? È alla dimensione di una pizza. Ma non sono carine così? Ciao! Dice sì, ombretta, ma sei più carina così. Anche questo è vero. Bene, non fare troppo gli spiritosi. Allora, non paga della mia scimonitaggine, o non ho resistito. Gli ho preso anche questo cuscino. Quello è da parete, questo invece è proprio un cuscino, tutto morbido e imbottito, questo vedete è proprio un cuscino da mettere in mezzo agli altri due, io ho immaginato la composizione così, destra, sinistra e questo un po' così in mezzo, insomma io sono impazzita per queste cose, veramente, sono cose che non si trovano tanto facilmente in giro, almeno nella mia città, a Catania, non si trovano tanto facilmente in giro. E sono arrivate in un lampo, cioè io le ho ordinate da Banggood manco due settimane fa, non so, hanno preso l'Express perché sono arrivate subito. No, no, mi piace troppo, mi piace troppo. E anche questo in cotone 100% con questa cordina elastica, sono tutti questo leitmotiv che li fa essere tutti parte di una famiglia, tranne quei due necru che sono fantastici per altri motivi. E questo c'è scritto guardia costiera, yeah, stupendo. Ultima cosa, ma non ultima per importanza, e adesso capirete il perché, è l'applique, ho preso anche l'applique. Faretto in ottone, guardate che carino, arriva smontato, l'ha montato Gabriele, ma facilissimo da montare, è arrivato perfetto, perfetto in ogni sua parte, qui dentro si mette la lampadina e starà poi così appeso alla parete, ma non è troppo carino, guardate. Allora, questi ragazzi, se li vogliamo comprare nei negozi, certo sarà una qualità migliore, sarà una lega migliore, sarà tutto migliore, però è una cosa che nel mio caso deve stare appesa per un po' di anni a una parete ed illuminare la stanzetta di un bimbo. L'ho pagato sui 20, costava sui 20 euro, vi metto comunque il prezzo esatto sotto nel box informazioni, ed è bellissimo, e tra l'altro lega perfettamente col colore con cui ho fatto ottava la lanterna dell'IKEA, quindi con 50 euro tra l'uno e l'altro ho fatto l'illuminazione della camera di Enzo, che è bellissima, cioè anche particolare, guardate che particolari qua, vi faccio vedere, non è una cosa lasciata al caso, grezza, è fatto proprio proprio bene, quindi Se vi servono complementi d'arredo un pochettino più ricercati, andate a guardare su Banggood, perché come vedete ci sono cose graziosissime, veramente graziose, a prezzi stracciatissimi, a maggior ragione ora che parte la promozione per il compleanno di Banggood. Quindi io ringrazio Banggood per questa incetta di roba che mi ha fatto fare, la ringrazio anche perché molto presto su Arte per te vedrete che ho preso altre cose che condivideremo, quindi aspettate questa altro video. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su e soprattutto andate a sbirciare tra i link di Banggood, ditemi cosa preferite, magari, ecco, se vedete qualcosa che vi piace,
sul sito di Banggood, lasciatemelo detto, perché se a me capita un'altra collaborazione e vedo che c'è una propensione per determinate cose, io posso anche prendere per quella cosa per un giveaway e regalarvela. Quindi andate a sbirciare tra i link e se vi piace qualcosa di quello che ho preso o vi piace qualcosa come complemento d'arredo, come oggetto d'arte, qualcosa che abbia inerenza con i miei canali, segnalatemela, perché io poi un domani, quando avrò un'altra collaborazione con Banggood, posso anche pensare di prenderla per destinarla direttamente a voi, oppure chiedere a Banggood di fare un giveaway dove ve la mette a disposizione, come spesso questi siti orientali fanno. Banggood, su Banggood cosa dirvi? La spedizione è veloce, le cose arrivano velocissimamente e molto belle, non mi ha deluso nulla, quindi sono felicissima di mostrarvi queste cose. Bene, basta chiacchierare, facciamo un video semplice, un video breve per una volta nella vita. Vi aspetto sui miei altri canali, Arte per te e Due cuori e una cappa con quel mattacchione di Gabriele, e noi ci ritroviamo sempre qui per il prossimo video.